Harry Potter, la serie fantasy per eccellenza. Come il Signore degli Anelli. Anche se per me sono sempre rimasti dei film horror. Non so perché, ma da piccolo mi cacavo addosso. E non c'è Victor Laszlo che possa cambiare la mia opinione, perché è quella corretta. Ora, a parte maghi, bacchette e ville in vari, tutto molto figo per amor di Dio, ma come stavano messi con l'economia? Perché uno degli aspetti che ha reso famoso Harry Potter è anche il mondo descritto dalla Rowling, spesso molto accurato e descritto ai minimi dettagli. Ecco, per quanto riguarda l'economia, forse un aspetto meno fantasioso, ma ci ha azzeccato, funzionerebbe nella realtà? Lo scopriamo in questo video. Per gli svegli qui su YouTube, visto che già una volta mi sono permesso di recensire a livello economico la casa di carta, lo so, Harry Potter è una serie fantasy, quindi ci sta che non rispecchi perfettamente la realtà. Avevo proprio bisogno del tuo commento, guarda. Però, analizzando il mondo economico di Harry Potter, possiamo imparare qualcosa di nuovo, ve lo prometto. E inoltre, cosa soprattutto molto importante, possiamo scoprire quanto costa un Big Mac nella Londra magica e completare il The Big Mac Index dell'Economist. Insomma, mica cazzo. Direi che in generale il sistema economico della Rowling è molto simile al nostro. Infatti si tratta di un sistema capitalistico con proprietà privata, banche, negozi, crediti, e ricchezze ereditate da fortune commerciali. A proposito di reddito, Harry a 11 anni scopre di essere molto ricco. Infatti viene a conoscenza di un caveau a suo nome pieno di monete d'oro, ereditate dai suoi genitori. Ricchezza che i suoi genitori hanno ereditato da un loro antenato. Quindi, ecco, sì, possiamo essere certi che le tasse di successione sono veramente basse da quelle parti. Giusta osservazione, Billy, in un mondo di maghi e streghe tutti potrebbero essere ricchi, visto che effettivamente potrebbero avere la capacità di far crescere le monete sugli alberi. Invece no, brutte notizie, perché maghi e streghe nella saga non possono creare denaro dal nulla. È una legge inviolabile. Sì, esatto, possono creare un cazzo di drago, ma 10 sterline per un Big Mac devi andarteli a guadagnare. E così, non ce la metti una sana dose di disuguaglianza? Infatti nel secondo libro la famiglia Weasley e Harry Potter vanno in banca a ritirare del denaro. Come abbiamo detto, Harry Potter ricco sfondato, cavò pieno di monete d'oro, mentre la famiglia Weasley una moneta d'oro e qualche moneta d'argento. Addirittura in quella situazione Harry Potter fu costretto a nascondere tutta questa ricchezza per paura di far nascere l'invidia nei suoi confronti. Detto ciò, la serie inspiegabilmente si dilunga su lotte tra maghi e streghe e un tizio senza il naso, senza farci sapere quanto è il PIL del Regno Unito, il fatturato di Hogwarts e soprattutto quanto diavolo costa un bel Big Mac con patatine e milkshake. Ma noi, da bravi indagatori, ci bastano anche dei piccoli indizi per scovare un sistema economico fallimentare e pronto per il disastro. Partiamo dal sistema monetario. Nel mondo di Harry Potter esistono tre tipologie di monete: i galeoni, i falci e gli zellini. I galeoni sono d'oro, i falci sono d'argento e gli zellini di bronzo. 17 falci fanno un galeone e 29 zellini un falce. Complesso, vero? La scelta della Rowling è più per una questione artistica che pratica, lo ha ammesso anche lei stessa. Faceva atmosfera. Peccato che questo tocco magico al sistema monetario porta una serie di problemi. Concentrate adesso che se mi capite questo concetto capiamo tutto. Questa è una moneta da un euro, che ovviamente è fatta da una lega particolare, ma anche la lega ha un suo valore. Quindi questa moneta ha due tipi di valore, quello estrinseco, un euro, e quello intrinseco, cioè i pochi centesimi della lega con cui è fatta la moneta. Boom, finita la parte complicata. Tutto chiaro, vero? In un'intervista del 2001, la Rowling ha spiegato che il galeone d'oro, che sarebbe la moneta con più valore all'interno del mondo di Harry Potter, vale ben 5 sterline. Ora, domanda, cosa fareste voi con un galeone d'oro di 5 sterline? Se la risposta è andarvi a comprare un Big Mac, beh, non avete capito un cazzo. Ipotizziamo che un galeone d'oro pesi sugli 8 grammi, che è un peso medio normale per una moneta odierna. Un grammo d'oro, negli anni 90, epoca dei fatti, veniva valutato ben 7 sterline. Quindi il valore intrinseco del galeone è di 56 sterline contro un valore estrinseco di soli 5. Se siete furbi, avete intuito che se io vado a fondere il galeone, posso comprarmi molti più Big Mac.
Non ringraziatemi. Nella realtà, quindi, nessuno avrebbe utilizzato i galeoni per pagare i propri affari, perché, come vi ho spiegato, sarebbe risultato sconveniente e la stessa fine si sarebbe avuta anche per i falci e gli zellini. Insomma, la Rowling ha inventato tre tipi di moneta che praticamente non funzionano. Ma questo ragionamento non si applica solo tra valore intrinseco ed estrinseco di ciascuna moneta, ma anche tra le varie monete. Si applica praticamente una sorta di cannibalizzazione tra monete. Sentite qui. Abbiamo detto che 17 falci equivalgono ad un galeone. Ma questo è il tasso di cambio del valore estrinseco, ma esiste anche il tasso di cambio del valore intrinseco. Infatti, può succedere che l'argento dentro i miei 17 falci abbia un valore inferiore rispetto agli 8 grammi d'oro del galeone. Eppure, con 17 falci, posso acquistare le stesse cose se avessi utilizzato un galeone. Quindi il galeone è sottovalutato e in questo modo tutti preferiranno utilizzare i falci rispetto al galeone. È piuttosto evidente. Ora, questa potrebbe sembrarvi una puntualizzazione del cazzo fatta da un precisino del cazzo che non ha nient'altro da fare se non smontare un sistema economico di una serie fantasy che di economia non voleva raccontare assolutamente nulla. E avreste anche ragione se non fosse che questo fenomeno di cannibalizzazione tra monete è successo veramente nella realtà. Signori, avete appena ascoltato la legge di Gresham che afferma che moneta cattiva scaccia quella buona. Il falce, più economico del galeone ma con lo stesso potere d'acquisto, viene ovviamente preferito per le transazioni commerciali e così il falce diventa la moneta più diffusa e in giro non troverete più il galeone. La moneta con meno valore ha reso in disuso quella più preziosa. La Rowling quindi ha utilizzato un sistema monetario fallimentare che in realtà è stato utilizzato prima di lei da molte nazioni in giro per il mondo. Ad esempio, nel 1600 le colonie americane, pur di non spendere oro e argento proveniente dal vecchio continente, iniziarono a utilizzare conchiglio o tabacco per le transazioni commerciali. Oppure, sempre in America, questa volta negli Stati Uniti del 1800, il dollaro d'argento americano scacciò il dollaro d'oro, sempre americano, per poi successivamente scacciare anche il dollaro d'oro spagnolo. Con la legge di Gresham in azione e la speculazione monetaria galoppante, il presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, nel 1804 fu costretto a sospendere la coniazione di dollari e per molti anni furono utilizzate altre monete straniere al posto del dollaro, tra cui ad esempio anche la sterlina inglese. Sì, avete capito bene, la sterlina inglese in America, nonostante il dollaro. Fantastico, vero? Alla luce di tutti questi problemi monetari, non sono mancate occasioni in cui la politica ha cercato di imporre con la forza la propria moneta, ma la legge di Gresham ha sempre avuto la meglio, perché l'avidità è una delle forze umane più potenti e non c'è imposizione statale che tenga. Questo è il motivo per cui è fallita l'esperienza umana di adottare più leghe all'interno di un unico sistema monetario ed è anche il motivo per cui non siamo più dei pirati che viaggiano con dobloni d'oro e d'argento e per cui questa moneta, quest'euro, non è fatta d'oro bensì di una lega di pochi centesimi per rispettare questo principio fondamentale e cioè che il valore intrinseco di una moneta sia sempre molto inferiore rispetto al valore estrinseco, altrimenti nascono tutti questi problemi che abbiamo appena citato e a cui la Rowling purtroppo c'è cascata. Oltre a questa struttura monetaria del tutto inadeguata, durante i racconti della Rowling si può notare come il valore di queste monete presumibilmente fosse molto volatile. Ora vi racconto. La bacchetta per un mago è come un microfono per un podcaster. È essenziale, non puoi farne a meno. Quindi le bacchette dovrebbero valere un bel po' di soldi. E in realtà sappiamo quanto vale una bacchetta. Per la precisione, nel primo libro Harry Potter va a comprare la sua bacchetta per ben 7 galeoni. Nel secondo libro invece furono scommessi addirittura 10 galeoni per una partita di Quidditch. Nel quarto libro, cioè Harry Potter e il Calice di Fuoco, i fratelli Weasley, che come sappiamo provengono da una famiglia abbastanza povera, che è costretta molto spesso a comprare oggetti di seconda mano, fanno una scommessa di ben 5 galeoni d'oro, quasi quanto una bacchetta magica e 5 volte i loro possedimenti nel loro caveau per poter vincere un pollo di plastica. Sì, avete capito bene, 5 galeoni d'oro per un pollo di plastica e le ipotesi sono sostanzialmente due a questo punto.
o sono completamente impazziti, oppure il galeone non vale più come un tempo. Sulla svalutazione della moneta magica fa una confessione anche Hermione, che nello stesso libro ci dice che il costo dell'elfo domestico Dobby di 10 galeoni a settimana non è una cifra molto alta. Oppure ancora scopriamo che gli Omnioculars, che sarebbero degli occhiali magici che ti permettono di fare slow motion e replay di ciò che vedi, costano 10 galeoni, quindi 3 galeoni d'oro in più rispetto alla bacchetta magica di Harry Potter, che a me sembra un po' eccessivo. Un anno dopo la scommessa dei fratelli Weasley, Harry Potter riesce ad acquistare una tazza di tè per ben un galeone d'oro. Questo qui si è speso l'intero patrimonio della famiglia Weasley per una cazzo di tazza di tè. Molto bene. La Turchia sarebbe fiera di loro. Ora, questi sono pur sempre degli aneddoti. Purtroppo non abbiamo dei dati per calcolare il tasso di inflazione nel mondo di Harry Potter. Ma attraverso questi episodi possiamo immaginare di come la moneta di Harry Potter sia in realtà molto volatile e sia entrata in un circolo deflazionistico anche molto pesante nel giro di pochi anni. Insomma, davvero, sembra quasi la Turchia. Ma visto che stiamo giocando, azzardo anche una mia spiegazione per cui queste monete di Harry Potter abbiano perso così tanto valore nel giro di pochi anni. E una spiegazione in realtà potrebbe essere la stessa legge di Gresham, che potrebbe aver spinto le persone a falsificare o a sostituire le monete in circolazione, oppure a limarle, e così facendo a far perdere man mano il valore della moneta in commercio all'interno del mondo di Harry Potter. Insomma, tra iperinflazione e sistema monetario del tutto disfunzionale e disuguaglianze galoppanti, il disastro economico per il mondo di Harry Potter è pressoché garantito. Ma voi pensate pure a giocare con le vostre bacchette e le vostre faide tra maghi, tanto c'è un sistema bancario che fallisce e gente povera affetta da ludopatia e tutti i problemi economici li devo sempre risolvere io. E tra l'altro, alla fine della storia non siamo neanche riusciti a capire quanto diamine costa un bel Big Mac, quindi il Big Mac Index dell'Economist ancora risulta incompleto, purtroppo. Detto ciò, ringrazio gli abbonati che mi sostengono in questo progetto di divulgazione economica, spero che il contenuto vi sia piaciuto e vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 8 del mattino su Twitch per commentare insieme l'attualità economica. Spero di aver detto tutto, spero che questo contenuto vi sia piaciuto e che tramite questo espediente di Harry Potter abbiate imparato qualcosa in più riguardo la storia della moneta. Ancora grazie e alla prossima. Ciao!